Eccoci qua, ci siamo, non ci siamo. Noi ci stiamo preparando a una super puntata, che questa puntata, ragazzi, però non mi dovete lasciare solo, dovete essere tanti, come eravate tanti la scorsa settimana, perché sta settimana abbiamo un punto. Intanto andiamo avanti con la nostra inchiesta sulle liste d'attesa, abbiamo scoperto cose incredibili. Intanto vi faremo anche vedere in studio con chi è riuscito, vi faremo parlare. Ciao Rita, meno male che ci sei, bravissima, non ci sei tu, non posso neanche iniziare. Ci sarà in studio sulle liste d'attesa uno che è riuscito a tenere rimborso, quindi vi racconteremo come ha fatto Giovanna Pennone da Canelli, bravissima, meno male. Giancarlo, ah, ci siete tutti, benissimo, molto bene, molto bene. Da cosa partire? Partirò dalla cosa che mi ha fatto da una parte incazzare, ma dall'altra parte anche ciao Fulvio, c'è anche il mio amico Fulvio, benissimo, Marinella, benissimo, Daniela, perfetto, Claudio, molto bene. Allora, Ursula von der Leyen adesso indaga la Procura Europea. Era ora. Sono anni, cara Anna, sono anni che noi lo diciamo, che su Ursula von der Leyen, sul contratto di acquisto dei vaccini oscurati, ma perché deve essere oscurata, porca della gran puttana, perché deve essere... Oh, buona serata Cinzia, aspettando l'inizio, Paola, buonasera, perfetto, presente, molto bene, Giacomina, perfetto. Ma perché io dico, stiamo parlando della nostra salute, stiamo parlando dei nostri soldi, questa signora compra vaccini con i nostri soldi, tra l'altro se ne buttano via, voi sapete che ne abbiamo buttati via 200 milioni di dosi, saluto Avellino, 200 milioni di dosi buttate, 200 milioni di dosi che sono andate a arricchire i personaggi con cui Ursula, sì Giovanna, ci siamo visti purtroppo in una circostanza non molto allegra, di Modena, parleremo di Modena nelle liste. Parleremo molto di Modena stasera nelle liste d'attesa, per cui mi raccomando, abbiamo l'Emilia, siamo scesi in Puglia, abbiamo il Veneto, abbiamo tante cose da far vedere, perché c'è questa cosa qua, ragazzi, che io mi do pace, cioè sul fatto, ciao Salvatore, che si ha diritto al rimborso, Patrizia, si ha diritto al rimborso, se voi andate dal medico, vi prenotano la visita è urgente a 10 giorni, vai telefonate e vi dicono non sono 10 giorni, sono 3 mesi, voi potete andare nel privato e ve lo devono rimborsare, ve lo devono, grazie Silvana, salutiamo anche la Valsura, ve lo devono rimborsare, ve lo devono rimborsare, come lo dico ancora, ve lo devono rimborsare, ve lo devono rimborsare, porca di una gran puttana, ve lo devono rimborsare. E noi sfrucceremo su questo, perché io poi quando divento ostinato, brava Dolores, meno male, perché noi questi li vedrete, stasera intanto vi faremo vedere uno che ce l'ha già fatto, si può fare, grazie Brugherio, salutiamo Brugherio, anche si può fare. Parleremo degli effetti avversi, avremo in studio Andrea con Rita, perché dopo che Giorgia Meloni ha parlato da noi degli effetti avversi, forse qualcosa si muove, ha parlato anche il ministro, grazie Teresina, ci vediamo dopo, forse qualcosa si sta muovendo. Poi parleremo di lavoro, grazie Francesca da Livorno, grazie. Parleremo di Campi Rom, abbiamo incontrato Baby Touché, parleremo di giovani violenti, ecco, da 3 mesi che non riesco a prenotare per un avviso urgente di 10 giorni, questo cara Lella è illegale, io stasera chiederò l'intervento delle procure, perché quando io violo una legge, se le leggi si possono non applicare, io non pago le tasse, capito? Cioè non è possibile che uno dica io questa legge qua non la applico, non è possibile dire io questa legge qui non la applico, io non lo tollero più, saluto Asti, sempre le mie terre, benissimo, io non le tollero più. Stefania, mi mancavi un po' Stefania, meno male che ci sei, Rossella, Laura, Graziella, benissimo, vi vedo pronti, vi vedo caldi, vi voglio, grazie Vilma,
Io il coraggio, lei dice, Vilma dice che sono un uomo coraggioso, il coraggio me lo date voi, ricordatevelo Pina, ricordatevelo Sonia, ricordatevelo che noi riusciamo ad andare in onda solo se ci siete voi. Io lo so, cara Fabiola, uliamo, sì? Lecce c'era quella scorsa settimana, avete visto che diceva le liste non sono chiuse, sono sate, e ci pigliano per il culo. Io non ci sto più, per cui urliamo e non ci rassegniamo. Io lo so che ogni tanto uno avrebbe voglia di dire, vabbè, mi distraggo. No, non possiamo farci prendere per i fondelli, per cui vi aspetto tutti quanti. Ciao.